Bene, allora fa piacere vedere molti volti amici qui in sala. Benvenuto, buongiorno e benvenuto a tutti. Grazie di essere qui per coloro che sono qui in sala con noi e grazie a tutti coloro che si sono e si stanno collegando da molte parti del mondo per poter seguire questa conferenza di stampa di oggi che suscita un certo interesse. Come avrete visto e sentito, abbiamo potuto addentrarci anche visivamente e musicalmente nel tema di oggi attraverso il video contributo sulle note dell'inno Listen, Listen, realizzato per il percorso sinodale della Conferenza Episcopale delle Antille. E presentiamo quella che è la seconda tappa del processo sinodale, la fase continentale del sinodo sulla sinodalità, dal tema per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione. Con l'occasione avremo modo di ricevere qualche dato relativo alle sintesi pervenute alla Segreteria Generale del Sinodo e realizzate sulla base della consultazione del popolo di Dio avvenuto nella prima fase del processo sinodale. E avremo modo di illustrare anche le modalità inedite secondo cui sarà realizzato il documento per la prossima tappa continentale. In maniera inedita, seguono questa conferenza stampa in streaming anche un nutrito numero di protagonisti di questo percorso. Operatori della comunicazione delle conferenze episcopali, squadre di lavoro sinodali nazionali e locali, gruppi interessati a capire, seguire, dare il loro contributo al lavoro che si sta sviluppando. In questo caso, più che in passato, si è generato un interesse diretto da parte di persone che magari in altre circostanze si sarebbero limitate a seguire i lavori tramite i media. Ma per presentare questo impegno di consultazione, credo senza precedenti nella vita della Chiesa, mi rivolgerei ai nostri relatori di oggi, a partire da Sua Eminenza, il Cardinal Mario Grech, segretario generale della Segreteria del Sinodo, a cui do molto calorosamente il benvenuto, perché possa darci la sua lettura di questo impegno. Grazie, Eminenza, di essere qui. Grazie per la vostra presenza, perché la vostra professione, o meglio ancora il vostro ministero, è molto importante per aiutarci anche a comunicare con il popolo di Dio, ma con tutta la società. Allora vi ringrazio per quello che avete fatto e per quello che faremo insieme. Allora, oggi ci incontriamo a un anno di distanza della conferenza stampa di presentazione della 16ª Assemblea del Sinodo. Allora il processo sinodale appariva come una pagina bianca, affidata al discernimento dello spirito delle chiese locali. Oggi possiamo dare qualche informazione sul cammino, un cammino molto molto interessante che è stato fatto. Al momento attuale stiamo vivendo la prima fase del processo sinodale, con la conclusione di due momenti decisivi. Perché decisivi? C'è la consultazione del popolo di Dio nelle chiese particolari, e poi c'è il discernimento dei pastori nelle conferenze episcopali. A partire dalle sintesi delle conferenze episcopali, la nostra segreteria, con un gruppo qualificato di esperti, si riunirà a breve per rileggere, anzi, redigere un documento di sintesi che avvierà la fase continentale. Proprio in questa consultazione si rivela la natura della Chiesa sinodale come camminare insieme del popolo di Dio. Le sintesi pervenute riveleranno quanto questo principio, questo stile sinodale ecclesiale, sia stato vissuto nelle chiese locali, e dal risultato capiremo quanto possiamo ancora
lavorare per rendere tutti più responsabili e partecipi. No, non ci illudiamo che il principio della consultazione sia stato applicato con la stessa cura in tutte le chiese. Siamo all'inizio di un cammino ecclesiale che esige pazienza e domanda una presa di coscienza che tutti siamo resi partecipi, ciascuno secondo la propria condizione e funzione della vita ecclesiale e perciò del cammino sinodale. L'importante è aver mostrato e continuare a mostrare che il cammino della Chiesa inizia e prende forza dall'ascolto. In ogni caso, mi rivolgo a voi oggi, a quanti ci seguono anche da casa, con un profondo senso di gratitudine e allo stesso tempo con molta speranza, speranza per il futuro della Chiesa sinodale. A prescindere dei contenuti che emergeranno dalla lettura delle sintesi, le esperienze ascoltate e vissute mostrano una Chiesa viva, bisognosa di autenticità, guarigione e che anela sempre più a essere comunità che celebra e annunzia la gioia del Vangelo, imparando a camminare e discernere insieme. Perciò desidero ringraziare tutto il popolo di Dio che ha partecipato. Proprio perché nella Chiesa nessuno ha l'esclusiva della verità, la consultazione del popolo di Dio domanda il discernimento. E sottolineo questa parola, discernimento. Per capire il processo sinodale bisogna pensare a una circolarità feconda di profezia e discernimento. Se tutti sono profeti nel popolo di Dio, non ogni cosa detta è voce dello Spirito. Bisogna cogliere dentro il suono delle voci la voce dello Spirito. Sta qui la funzione del discernimento, che già è operante nel processo di ascolto, quando la comunità converge su un punto. Si tratta di avere intelligenza piena di quanto lo Spirito dice alla Chiesa attraverso un processo di lettura in profondità che assomiglia a un processo di decantazione. La certezza su ciò che lo Spirito dice alla Chiesa si ha unicamente con il sentire insieme, meglio ancora con il consentire, il convergere nella fede del popolo di Dio, che avviene attraverso l'ascolto gli uni degli altri. Ma il discernimento continua nelle assemblee dei vescovi, che sono principio di unità delle loro chiese. Più di qualcuno sostiene che le sintesi delle conferenze episcopali saranno la tomba della profezia. Ma è tempo di superare questo sospetto, questa riserva che certamente ha le sue origini storiche, ma che contrasta con la natura della Chiesa, che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo, radunato, ordinato sotto la guida dei vescovi. Concilio Vaticano II. Se la Chiesa è il corpo delle chiese, perché ogni chiesa è tale perché il vescovo è portatore del tralcio dell'apostolicità, bisogna avere fiducia
fiducia gli uni degli altri e non contrapponendo una chiesa del popolo contro una chiesa gerarchica, e così rendendo dinamiche e feconde le relazioni nelle chiese di un porzio, ogni porzio popoli dei, con il suo vescovo e il suo presbiterio, di tutti i vescovi tra di loro e con il vescovo di Roma, visibile principio fondamento dell'unità, sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli, ma anche di tutte le chiese. Lumen Gentium. Il processo sinodale in atto è regolato da questo principio di circolarità, garantito da un atto che lo rende operante nel vissuto ecclesiale, quello della restituzione alle chiese, che si attuerà nei prossimi mesi. Con i risultati della consultazione del popolo di Dio, del discernimento delle conferenze episcopali, la segreteria del sinodo sarà in grado di elaborare un documento di sintesi che sarebbe potuto diventare l'instrumentum laboris per la fase assembleare che si celebrerà a Roma. Invece, l'inserimento di un livello continentale è stato voluto per garantire ancora di più il rispetto della consultazione del popolo di Dio, per evitare che i vari passaggi possano impoverire ciò che lo Spirito ha detto alle chiese nella consultazione, è stato pensato questo ulteriore momento di discernimento, nel quale le assemblee continentali sono chiamate a rileggere il documento prodotto dalla segreteria del sinodo, indicando se esprima effettivamente l'orizzonte sinodale emerso nelle chiese particolari di quel continente. Questo ulteriore livello di discernimento non può in alcun modo ridursi alla celebrazione di un'assemblea ecclesiale. Per questo è necessario che si realizzi il principio della circolarità attraverso un atto di restituzione del documento non a un'assemblea, ma alle chiese particolari. Lì si è svolta la consultazione. Lì il documento ritorna. Questa restituzione garantisce il rispetto degli attori del processo sinodale. In effetti, rendendo al soggetto della consultazione il frutto del loro ascolto, si offre la possibilità ad ogni chiesa particolare di rispondere con un altro atto eminentemente ecclesiale, quella della recezione. Con questo atto, ogni chiesa fa proprio il documento, i suoi contenuti, e ne valuta la corrispondenza con la sua identità di chiesa che è chiamata ad incarnare in un luogo il Vangelo di Gesù. Per questo è richiesto ad ogni vescovo di portare il documento a conoscenza della sua chiesa e di farne una lettura attenta almeno negli organi di partecipazione e di redigere con l'equipe sinodale eventuali osservazioni ad inoltrare alla conferenza episcopale o alla segreteria dell'assemblea continentale. Di conseguenza, l'assemblea continentale potrà avviare il suo compito di lettura critica del documento sulla base delle osservazioni provenienti dalle chiese. Chiunque può rendersi conto di come l'atto di restituzione sia in grado di attivare la dinamica sinodale attraverso la circolarità tra i soggetti e i livelli della Chiesa
ecclesiale. Noi siamo fiduciosi che, nonostante le difficoltà nel tradurre in atto un stile sinodale, dove siamo tutti apprendisti, i segnali di un cambio di mentalità già si vedono. Grazie. Grazie a lei, Eminenza, grazie per le sue parole, che ci aiuta a comprendere meglio la natura anche di questo processo, come di un dialogo circolare, lo definiva, dal al popolo di Dio. E questo aspetto anche insistito, che diceva, della consultazione del popolo di Dio, per discernere, diceva, quello che lo Spirito dice alle Chiese. E l'espressione concreta anche di come questo avverrà è uno degli oggetti della conferenza di oggi. Prima abbiamo modo anche di esaminare la base di partenza di questo lavoro, ascoltando le parole di Sua Eminenza, il Cardinal Jean-Claude Hollerich, nominato relatore generale della 16ª Assemblea del Sinodo. E la ringrazio di essere qui, e con l'occasione ricordo anche che c'è la traduzione simultanea in sala per chi ne avesse bisogno, però utilizzando i propri apparecchi e collegandosi al sistema di accesso remoto alla conferenza stampa. Intanto do la parola alla Sua Eminenza, lo ringrazio molto di essere qui nuovamente con noi. Prego, Eminenza. Thank you. So I shall speak in English. Grazie, parlerò in inglese. Lo scorso ottobre Papa Francesco ha aperto l'attuale processo sinodale a livello universale, convocando la Chiesa in sinodo. Da allora si sono svolte centinaia di migliaia di incontri un po' ovunque nel mondo, conversazioni spirituali, incontri di dialogo e di preghiera, conferenze, eccetera, a vari livelli, parrocchiale, diocesano, nazionale e anche nella sfera digitale, e coinvolgendo realtà ecclesiali di varia natura, dai gruppi parrocchiali alle congregazioni religiose, alle associazioni di fedeli, ai gruppi di professionisti, gruppi informali. È stato davvero incredibile scoprire l'entusiasmo e la creatività di tutti questi gruppi. È stato chiaro fin dalle prime settimane che lo Spirito era all'opera. Quindi il cuore di queste esperienze sinodali è stato l'ascolto di Dio attraverso l'ascolto reciproco, ispirati dalla parola di Dio. Era stato poi chiesto di raccogliere in una sintesi i frutti della preghiera e della riflessione emersi durante queste esperienze sinodali. Prima di entrare nel merito delle sintesi, è importante comprendere che cosa siano queste sintesi. Quindi la sintesi richiesta non è la presentazione della cronologia delle tappe del processo sinodale che sono state seguite nel concreto, né si tratta di un verbale, un rapporto che elenchi tutti i punti emersi nei momenti diversi dell'esperienza sinodale, piuttosto si intende come il culmine del discernimento spirituale comunitario, e quindi all'obiettivo di raccogliere ed esprimere i frutti del processo sinodale in modo che siano comprensibili anche per coloro che non vi hanno partecipato, indicando come la chiamata dello Spirito Santo alla Chiesa è stata compresa a livello locale, nel contesto locale. La lettura delle sintesi pervenute ha prodotto in me, prima come discepolo di Cristo e poi come vescovo, una grande consolazione spirituale che si apre ad una grande speranza. Questa speranza ora deve trasformarsi in un dinamismo missionario. Le sintesi pervenute alla Segreteria Generale del Sinodo al 25 agosto 2022 possono essere ripartite tra le seguenti 5 categorie. Innanzitutto dalle conferenze episcopali. Generalmente la sintesi di una singola conferenza episcopale è frutto di un lavoro di discernimento a partire dalle sintesi ricevute dalle diocesi, che a loro volta sono il frutto del discernimento delle varie istanze ecclesiali a livello diocesano.
diocesano, parrocchie, associazioni, movimenti, congregazioni religiose, così come di varie altre istanze ecclesiali nazionali, federazioni, scuole, cattoliche, università cattoliche, associazioni e così via. Già il 98% delle 114 conferenze episcopali aveva nominato un referente o un team sinodale. Quindi le sintesi ad oggi pervenute sono 100 e ne stanno arrivando ancora altre. Quindi questo dato incredibile ci dice che sì, la Chiesa è in sinodo. E infatti ne abbiamo appunto ricevute più di 100. Le chiese orientali cattoliche, allora le singole chiese orientali cattoliche sono state invitate ad inviare una propria e specifica sintesi. È chiaro che nei territori tradizionalmente di rito latino le eparchie presenti sul territorio hanno inviato a loro volta il loro contributo alle rispettive conferenze episcopali, dalla USG e dalla UISG. Allora, l'Unione dei Superiori Generali e l'Unione Internazionale delle Superiori Generali, hanno inviato il loro specifico contributo realizzato a partire dai contributi delle congregazioni religiose maschile e femminile, dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica maschili e femminili. Esprimo la mia profonda gratitudine a queste due istituzioni per il loro importante e generoso investimento a livello di impegno. Queste comunità hanno un patrimonio sinodale da offrire a tutta la Chiesa e il processo sinodale lo ha ricordato a loro e a noi. Poi, dai dicasteri vaticani, quindi anche i dicasteri vaticani hanno inviato un contributo. Alcuni di loro inoltre sono stati incaricati di raccogliere le sintesi di istanze ecclesiali specifiche. Questo è il caso per esempio del dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, che ha raccolto ed elaborato le sintesi di un ulteriore cammino di discernimento delle congregazioni religiose e degli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica. Dal canto suo, il dicastero per i laici, la famiglia e la vita è stato incaricato di raccogliere e di lavorare sulle sintesi delle associazioni e movimenti ecclesiali. Il dicastero segue anche la realizzazione di una sintesi basata sull'ascolto e sul discernimento effettuato da realtà che si occupano della pastorale delle persone con disabilità. Oltre al proprio cammino interno di ascolto e discernimento, il dicastero per la comunicazione ha anche seguito la realizzazione di un progetto pilota intitolato La Chiesa ti ascolta. Si è trattato di un'attività di ascolto nei social realizzata da alcuni influencer. In questo caso sono arrivate circa 110.000 risposte e una stima delle persone coinvolte è pari a circa 20 milioni di persone raggiunte. Desidero a tale proposito ringraziare il dicastero per questa attività svolta sui social. La Segreteria di Stato ha a sua volta realizzato per la prima volta una sintesi attraverso l'ascolto dei nunzi apostolici. L'ultimo gruppo è quello chiamato gruppo osservazioni. Quindi sono stati raccolti oltre un migliaio di contributi da parte di singoli fedeli o gruppi ecclesiali o comunque gruppi non ufficialmente riconosciuti dall'autorità ecclesiale locale. Per questi ultimi in particolare si tratta di realtà che si sentono in periferia o ai margini nella vita della Chiesa. Nel ricevere questi contributi abbiamo sempre chiesto che venissero anche inviati ai rispettivi ordinari locali.
È stato molto bello constatare come questi gruppi si siano sentiti interpellati dalla chiamata di Papa Francesco e sento di doverli ringraziare. A differenza di quanto si potrebbe pensare, molti dei contributi inviati non sono meri elenchi di rivendicazioni, ma dei veri lavori di ascolto e discernimento. E voglio rassicurare queste persone che leggeremo con attenzione i loro contributi e li prenderemo con serietà. Da tutti questi dati sono convinto che ci troviamo di fronte ad un dialogo ecclesiale senza precedenti nella storia della Chiesa. Non solo per la quantità di risposte pervenute o di persone coinvolte, ma anche per la qualità della partecipazione. Naturalmente, il processo di ascolto e di discernimento non è stato perfetto, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, ma sappiamo anche che stiamo cercando di essere sempre più l'immagine della Chiesa sinodale e stiamo anche imparando dai nostri errori. Desidero concludere il mio intervento con la testimonianza di un sacerdote, padre Michael Ryan, parroco della cattedrale di San Giacomo di Seattle, che riassume molto bene il processo sinodale. E questo è proprio quello che noi speravamo accadesse. E cito le sue parole: leggendo i rapporti inviatici e riflettendo su di essi, ho riflettuto su quanto io sia benedetto come parroco di una parrocchia piena di persone che amano la Chiesa così tanto che la abbracciano, la affermano, la celebrano e ringraziano Dio per essa. Ma al tempo stesso si tratta di persone che non hanno affatto paura di criticarla, di metterla in discussione, di sfidarla, di esprimere rabbia, delusione e frustrazione. Il Vangelo ci dice che con Dio tutto è possibile. Non posso dire che lo stesso valga per la Chiesa. Dobbiamo essere realistici nelle nostre aspettative. Ma non è meraviglioso che Papa Francesco sia determinato ad ascoltare tutta la Chiesa e non solo la gerarchia? L'idea è rivoluzionaria. A mia conoscenza, per quanto ne so, un'iniziativa di questo tipo e su questa scala non è mai stata intrapresa dalla Chiesa, nemmeno agli inizi, quando i numeri di fedeli erano modesti. E non solo Papa Francesco desidera ascoltare tutta la Chiesa, ma vuole che noi, che siamo la Chiesa, ci ascoltiamo gli uni con gli altri. Ed è proprio questo che è successo durante il processo sinodale nella nostra parrocchia. Ed è chiaro che quelli di voi che hanno accettato l'invito e si sono riuniti per ascoltarsi reciprocamente in dialoghi rispettosi e oranti sono rimasti sorpresi da quello che è successo. Sono rimasti felicemente sorpresi e sono stati anche cambiati da ciò che è avvenuto. Credo che la nostra parrocchia non potrà mai essere più la stessa a seguito di tale processo e sono pronto a scommettere che lo stesso valga per l'intera Chiesa. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per questo esame del materiale giunto finora alla Segreteria Generale, per questa sintesi delle sintesi per certi versi, che sono numeri, ma come abbiamo capito soprattutto pensieri, fede, partecipazione, cuore di tanti fedeli in tante parti del mondo. Un dialogo ecclesiale, un ecclesial dialogue, you defined it. Dialogo ecclesiale. Il lavoro che ha descritto come quello che verrà ha coinvolto direttamente, evidentemente, i sottosegretari della Segreteria del Sinodo, che in modo diverso sono stati parte del processo in corso. Allora chiederei a loro una parola per avere una loro lettura di questa consultazione, prima a Sua Eccellenza Monsignor Luis Marin per una sua testimonianza sul lavoro che sta procedendo. Signor Marin, grazie. In primo luogo, agradecimiento, la prima parola.
esprimere il mio ringraziamento. Grazie, è la prima parola che mi viene dal cuore. Grazie, grazie per l'opportunità che mi è stata data di partecipare a questo momento storico, questo momento così bello per la Chiesa, un momento di speranza. Desidero ringraziare tutti coloro che con sensibilità diverse, mentalità diverse, scelte e culture diverse hanno partecipato a questo processo. È stata veramente una bella esperienza di ecclesialità, di comunione e di universalità, di unità pluriforme. Grazie anche ai media che non si sono limitati soltanto a informare, ma hanno saputo accompagnare questo processo storico con impegno, facendosi eco dell'enorme creatività emersa, aiutandoci nel nostro compito. Grazie a chi dall'esterno, da di fuori della Chiesa, dialoga con noi con buona volontà, fratelli di altre religioni e tante persone non credenti. Grazie di cuore a tutti coloro che considerano più ciò che unisce rispetto a ciò che divide. E poi una valutazione. La mia valutazione è decisamente chiaramente positiva. Credo che viviamo un processo irreversibile, con velocità diverse, ricco di sfumature, che certamente ha bisogno di alcuni chiarimenti, ma che ci apre al rinnovamento, alla riforma della Chiesa e ci invita all'autenticità come cristiani, alla coerenza. Personalmente devo dire che questo processo mi ha arricchito, partecipare, ascoltare, mi ha arricchito come cristiano, come religioso e come vescovo. Mi ha fatto crescere nell'amore per la Chiesa e mi ha aiutato e mi aiuta a vivere con entusiasmo il mio servizio e la mia responsabilità. In terzo luogo vorrei parlare di qualche prospettiva. Dopo quello che abbiamo vissuto in questa tappa diocesana, in previsione di quella continentale, vorrei presentare alcune prospettive presenti nel mio modo di vedere che sono considero molto importanti. La prima è che si tratta di un processo spirituale. Non dobbiamo dimenticarlo, altrimenti non funziona. Per noi, se per noi si tratta solo di una riflessione a livello accademico teologico, se si tratta soltanto di guardare il cambiamento delle strutture che arriverà come conseguenza, allora non funzionerà. Noi ci preoccupiamo della programmazione, dello scambio di idee. Allora, se facciamo solo questo, allora non funzionerà. Il Papa ci ha detto che lo Spirito Santo deve essere presente. E a cosa, verso cosa ci spinge? Lo Spirito Santo ci invita, ci spinge a mettere Cristo al centro. Diceva un uomo saggio con esperienza che nel cammino, il processo è un cammino, e nel cammino Gesù è con noi. Se guardiamo Cristo, la prospettiva cambia e comprenderemo coloro che la pensano diversamente, capiremo altre sensibilità, queste altre disponibilità, altre prospettive non saranno segno di rottura, ma saranno un arricchimento. Ma Cristo deve essere al centro. Allo stesso tempo è importante quindi l'evangelizzazione, l'apertura allo Spirito ci apre all'evangelizzazione. Il processo sinodale non ci chiude in una chiesa autoreferenziale tra di noi che parliamo un linguaggio che la gente non capisce. No, non è questo. Siamo stati chiamati ad evangelizzare, a testimoniare la buona novella che è Cristo, e siamo stati chiamati a portare Cristo in mezzo al mondo. Tutti i cristiani siamo chiamati a questo. È un processo solidale. Si tratta quindi di un processo solidale per evitare di cadere nello spiritualismo. Il Concilio Vaticano II ci dice che dobbiamo guardare il mondo di oggi, la realtà presente. Un mondo caratterizzato da contrasti, ingiustizie, disuguaglianze, intolleranza. Per questo mi sembra importante ricordare le parole di la prima lettera ai Corinzi 12:26, con il quale si apriva il messaggio inviato dalla Conferenza Episcopale del Brasile alla Chiesa in pellegrinaggio in Nicaragua. Se un membro del corpo soffre, tutto il corpo soffre. Non dimentichiamolo. Il processo sinodale ci ha reso consapevoli che dobbiamo recuperare la fratellanza
di base, che nasce dall'immagine di Dio. Papa Francisco también, in ogni essere umano, anche Papa Francesco ce lo ricorda in Fratelli Tutti numero 8. Il concetto di compagni di viaggio si è ampliato, così come il concetto di periferia, camminare insieme a qualcosa di esperienziale e quotidiano che ci porta ad abbandonare gli spazi di presunta sicurezza e di divisione. Inoltre è un processo estremamente aperto, si tratta di ascoltare, discernere e decidere, non per diluire la propria responsabilità, non per annullare i carismi, le vocazioni, al contrario, per rispondere veramente a ciò che Dio vuole. Di questo si tratta. Ho constatato il desiderio diffuso di esprimersi liberamente senza paura, ma sono anche consapevole della necessità di migliorare il nostro ascolto, che non è solo sentire, è soprattutto il discernimento. Allora saremo in grado di prendere decisioni a tutti i livelli, ascoltare tutti, perché il popolo di Dio ha l'infallibilità incredendo, discernere, cercare tra tutti il bene della Chiesa, qui e ora, ovvero circostanze di tempo, luogo e cultura, e questo ci ricorda la ricchezza della fase continentale, e poi decidere, ognuno secondo la particolare ricchezza del proprio carisma e vocazione. E credo che si tratti quindi di superare il clericalismo. Superare il clericalismo è estremamente necessario. Quindi si tratta anche di un processo di integrazione, la fase diocesana appena conclusa, la fase continentale sta iniziando, la futura celebrazione dell'Assemblea del Sinodo, sono eventi che fanno parte dell'unico processo sinodale che appartiene all'identità della Chiesa, all'essere, all'agire e allo stile della Chiesa. Tutto ciò che è Chiesa, tutte le manifestazioni, forme concrete in cui si esprime la sinodalità, non possono e non devono essere viste come eventi isolati o scollegati. Per questo motivo, i sinodi nazionali locali, le assemblee, i consigli pastorali a diversi livelli, i dicasteri della Curia Romana, eccetera, sono strutture che certamente mantengono la propria identità, ma che assumono un vero significato solo se integrate nell'insieme ecclesiale. Abbiamo bisogno di progredire nel rapporto tra le chiese locali e gli organismi nazionali continentali e tra le chiese locali tra loro e la Chiesa universale. Il quinto è un processo dinamico. L'ho detto varie volte. La sinodalità significa más Cristo più y más Iglesia. Cristo e più Chiesa. Esto es la sinodalidad. Questo más è sinodalità, più Cristo e più Chiesa. Por eso es un proceso per que questo no è un processo che non finisce mai, non finisce con la fase diocesana, non abbiamo toda finito. Iglesia, todo lo tutta iglesia, la Chiesa, tutto ciò che è Chiesa, è sinodale. Là dove c'è Chiesa c'è un'esperienza sinodale, c'è la sinodalità. La sintesi y las asambleas diocesanas o nazionali non sono un punto di arrivo, ma un impulso che incoraggia ad andare avanti. Questi documenti di sintesi, ad esempio, che sono stati inviati da conferenze episcopali, gruppi, eccetera, non devono essere dimenticati dopo essere stati scritti e inviati, ma possono e devono essere sviluppati a tutti i livelli. È un programma bellissimo per andare avanti, per continuare. E questo quindi deve realizzarsi a livello parrocchiale, diocesano, di conferenza episcopale, perché indicano la strada e offrono grandi opportunità di rinnovamento. Siamo consapevoli delle enormi possibilità che la sinodalità offre. È un tempo di Dio, veramente un tempo di grazia, un kairos è stato definito, e lo è certamente. Ma questa presenza di Dio, questo tempo, bussa alla nostra porta e siamo noi che dobbiamo aprire il nostro cuore per lasciarci coinvolgere in qualcosa di bello, che presenta sì dei rischi, ma non devono assustarnos las diferentes non devono spaventarci le diverse velocità, né produrre ansia. L'importante è sembrare.
Non dobbiamo essere ansiosi di ottenere risultati immediati. L'importante è andare avanti e fare nostro un nuovo modo di essere Chiesa, un modo più autentico, più coerente. È un invito all'autenticità. E questo trasmette felicità, allegria, gioia. Questo ci rende significativi nel mondo, in questo momento storico. Pertanto si tratta di andare avanti con serenità in questo cammino di rinnovamento e di speranza. E vorrei aggiungere, lo dico a me stesso, se possibile con entusiasmo. Se possibile con entusiasmo. Termino ricordando alcune belle parole di San Giovanni XXIII, il Papa del Concilio, che possiamo applicare a questo compito appassionante che stiamo vivendo. Papa San Giovanni diceva, è necessario sempre pensare in grande e mirar alto guardare in alto e lontano. È necessario sempre pensare in grande e guardare in alto e lontano. Grazie. Grazie a lei, Eccellenza. Grazie per questa lettura, per l'entusiasmo, anche per la dimensione spirituale che ha dato al cammino in corso, con al centro, diceva lei, Gesù, la comunicazione del Vangelo. Chiaramente per la sottolineatura anche che è un percorso aperto, ancora in costruzione, e anche per certi versi in corso di definizione mentre ancora si compie. Le darei ora la parola a Sor Nathalie Becart, chiedendole del suo coinvolgimento in questa opera di consultazione. Merci, je vais parler en français. La synodalité, c'est aussi la diversité. Grazie, parlerò in francese. La sinodalità vuol dire anche diversità delle lingue, delle culture. Ecco, vorrei brevemente dirvi come attraverso queste esperienze, questa esperienza come sottosegretaria, ho visto che nelle chiese locali si è sentito proprio un desiderio di continuare il cammino sinodale. Dall'annuncio del processo sinodale nel maggio del 2021 con il cardinale Mario Grech e Monsignor Luis Marin de San Martin, abbiamo cercato di stabilire un dialogo con tutte le chiese locali e in particolare con le conferenze episcopali, e questo attraverso una serie di Zoom, di incontri in presenza e poi con altri contatti e legami con tutte le realtà che sono state citate. Oggi posso dire che c'è stata una mobilitazione impressionante nel mondo per rispondere all'appello di Papa Francesco a partecipare al Sinodo, e questo è avvenuto progressivamente. Io sono particolarmente commossa e colpita dal modo in cui i paesi che versano in situazioni estremamente difficili si sono impegnati nel processo sinodale, nonostante tutti gli ostacoli, le difficoltà. Leggere le sintesi sinodali di paesi come Nicaragua, Ucraina, Haiti, Myanmar, Libano, Repubblica Centrafricana, purtroppo potremmo citare tanti altri paesi che vivono queste crisi. Ebbene, leggere le loro sintesi, scoprire le storie delle iniziative prese per la consultazione sinodale nonostante tutte le difficoltà, e ascoltare le voci dei battezzati di questi paesi, sentire le loro gioie, i loro dolori, i loro sogni e le loro visioni della Chiesa espressi senza fronzoli in modo schietto, è un'esperienza dello Spirito che opera nella vita delle comunità cristiane di tutti i continenti. Questa missione presso la segreteria del Sinodo, e noi siamo molto riconoscenti per questo, attraverso tutti i contatti, mi ha davvero dato l'opportunità di contemplare il modo in cui lo spirito della sinodalità si è diffuso sempre di più nel corso dei mesi nelle chiese locali, attraverso una profusione di iniziative e incontri sinodali. In alcuni paesi, per esempio, ci sono state prese iniziative per far partecipare detenuti o popolazioni molto lontane, oppure centri di accoglienza per rifugiati, oppure anche bambini. Penso che la prima volta che un sinodo ha integrato anche i bambini e tutti coloro che hanno sperimentato l'ascolto e il dialogo secondo il metodo sinodale proposto,
vademecum, dal conversation spirituelle, che si può definire come una conversazione spirituale. Ebbene, tutti questi parlano della gioia, della gratitudine per aver potuto far sentire la propria voce. Qui vorrei citare la sintesi della conferenza episcopale spagnola, che dice: i gruppi hanno voluto esprimere la loro gratitudine profonda, questo momento di grazia sia basato sull'ascolto mutuo, sul parlare franco e su scambi costruttivi. Il dialogo fraterno ci ha dato la speranza e l'entusiasmo e sono state l'occasione di rendere la comunità dinamica col desiderio di continuare a camminare insieme. E questo si può leggere in tante altre lingue, in tanti altri contesti, questo tipo di testimonianza. Ecco, tous ceux qui sont là ici, très confiants pour la suite. Tutte le persone qui presenti, ebbene, noi siamo molto fiduciosi per il seguito del sinodo, perché sentiamo che soffia lo spirito. Ci sono paure, tensioni, resistenze, è normale. Questo fa parte di tutti i processi di discernimento spirituale. Vorrei anche sottolineare che questo percorso sinodale è stato possibile grazie all'incredibile mobilitazione delle equipe sinodali nazionali e diocesane, so che alcuni ci seguono online, composte in genere, secondo come era stato suggerito dal vademecum, composte in genere da uomini e donne, sacerdoti, laici, religiosi, quindi molta creatività, molta energia è stata profusa per animare, accompagnare questo processo sinodale, per formare i facilitatori dei gruppi sinodali, per preparare le assemblee, le sintesi sinodali attraverso un processo di preghiera e discernimento. Nel leggere tutte queste sintesi mi colpisce in realtà il loro stile molto franco, che non esita a nominare non solo le belle esperienze di camminare insieme, ma anche a parlare e denunciare gli ostacoli e le difficoltà reali senza peli sulla lingua. Tutte queste sintesi ci offrono un quadro molto ricco della vita concreta delle comunità cristiane nel mondo. E ora vorrei semplicemente condividere la mia gioia nel vedere che molti hanno potuto rendersi conto, grazie a questo processo, che la Chiesa è una Chiesa diversità. Molti hanno detto è la prima volta che ci chiedono di partecipare e ci siamo resi conto che siamo noi la Chiesa. E c'è questo desiderio molto forte che era già stato espresso nel Sinodo dei Giovani, cioè il desiderio di una Chiesa più missionaria, più fraterna, più sinodale, più inclusiva, più accogliente, denunciando fortemente il clericalismo. Credo che la sfida per noi tutti oggi, all'inizio di questa nuova fase continentale, è di coinvolgere veramente tutti. Quindi questo richiede veramente un cambiamento, di cambiare le mentalità e anche richiede nuovi modi di vivere la vita e la missione nella Chiesa come fratelli e sorelle in Cristo, rivestiti di pari dignità. Questo richiede una formazione all'ascolto, al discernimento, al lavoro di squadra, e questo non può essere fatto senza i giovani, le donne, i più poveri e quelli che soffrono di più, soprattutto le vittime di abusi, le cui voci dobbiamo continuare ad ascoltare e coinvolgere in questo processo di discernimento, perché sono la forza motrice della sinodalità. Per queste parole che colgono tanti aspetti di quello che sta avvenendo, forse anche sentimenti nuovi che nascono dall'ascolto vicendevole in quello che tu giustamente definivi una scuola di sinodalità. In questo senso, grazie. Per capire meglio anche questo processo in cui è coinvolta la Chiesa e a che punto si trova, darei la parola a Padre Giacomo Costa, membro del gruppo di coordinamento, responsabile della task force per l'elaborazione del documento per la tappa continentale, e con lui a Susan Pascoe, corresponsabile della Task Force per la Tappa Continentale e membro della Commissione Metodologia, che interviene
da remoto dall'Australia. La ringrazio con stima anche per la resistenza, visto l'orario a cui ci segue Susan in questo momento. Credo che sia passato da poco le 10 di sera, almeno le 11 per lei. Grazie Padre Giacomo, bentornato qui in sala stampa e grazie Susan. Prego. Ecco, grazie Matteo e buongiorno a tutte e tutti. Me appunto spetta il compito di illustrare anche più concretamente come avviene questa tappa continentale e il documento per la tappa continentale. Avete tanti materiali che ti arrivano, un'avventura ben preparato insieme a tutto lo staff e anche avete un mio intervento un po' più lungo perché ci sono tanti aspetti anche tecnici, un pochino più nei dettagli che non posso riprendere in questi pochi minuti di intervento. Il messaggio centrale è proprio che tutto quello che abbiamo sentito e in particolare questa vivacità che Suor Nathalie ci ha permesso di gustare non è finita e non deve finire. Andiamo avanti, il sinodo continua e continua in questa fase di ascolto. Tante persone hanno detto è la prima volta che la Chiesa ci chiede cosa pensiamo noi, è proprio un'occasione per continuare con questo stile, non è soltanto in virtù di una prima tappa del cammino sinodale e quindi anche l'obiettivo continuiamo a essere nella fase della consultazione e nella fase dell'ascolto a partire dalla domanda fondamentale, dall'interrogativo che guida il sinodo, cioè come si realizza oggi questo camminare insieme della Chiesa che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo e quali passi lo Spirito ci invita a compiere. Un ascolto delle altre esperienze dello Spirito e questo ci aiuta a mettere già in chiaro, ricordare di nuovo in questa fase un aspetto importantissimo. Il sinodo non è l'occasione per fare la lista di tutti i problemi della Chiesa in maniera generica. Cerchiamo di capire come andare avanti insieme per annunciare il Vangelo. E in questa fase quindi è ascoltare per camminare insieme. Questo è importantissimo comunicarlo e sottolineare che è questa la prospettiva del camminare insieme che guida questo ascolto. Come possiamo crescere? E in una tappa continentale questo vuol dire fare lo sforzo di valorizzare l'originalità di ogni chiesa locale senza imporre a tutti lo stesso passo, ma anche cercare relazioni, prospettive, percorsi che possano essere condivisi tra chiese vicine all'interno di un territorio. E quindi nella fase diocesana, l'abbiamo sentito, si sono create dei tessuti di relazioni tra persone dal livello così delle comunità sul terreno, le parrocchie, dentro e fuori la comunità cristiana. Questa tappa allarga la dinamica investendo le relazioni anche tra chiese, tra conferenze episcopali vicine all'interno di quelli che abbiamo chiamati continenti, ma come vediamo ora non vanno intesi soltanto in senso geografico. E c'è quindi una task force interna alla segreteria che si occupa di accompagnare da vicino i continenti proprio per far sì che ciascuno trovi il suo modo di consultare, non si impone un modello uguale per tutti, ma curando che ciascuno riesca, ciascun continente riesca a trovare un modo appropriato per coinvolgere di nuovo tutto il popolo di Dio, chiaramente in modalità diverse e attraverso dei rappresentanti. Ascoltiamo adesso la testimonianza di Susan Pasco, che fa parte di questa equip che con molta cura e attraverso fusi orari i più diversi cerca di essere vicina, di accompagnare questi cammini di preparazione che sono già iniziati degli incontri e delle tappe continentali. A te la parola, Susan, e grazie di esserci. Thank you, grazie Giacomo.
Padre Giacomo. I'm delighted to be with you. Sono molto lieta di essere qui con Australia, voi dall'Australia, nell'emisfero sud, Down Under, come veniamo chiamati a volte qui. Sono le 10:30 di sera, è inverno, insomma, un grande contrasto rispetto a dove siete voi. Mi è stato chiesto di descrivere brevemente quello che quello potrà essere la fase continentale in Oceania. L'Oceania, visualization, diciamo, informazione, nell'oceano Pacifico e include una serie di stati insulari piccoli, ma anche grandi masse terrestri come la Nuova Zelanda, la Papua Nuova Guinea e poi l'Australia, molto grande, e c'è una grandissima biodiversità in Oceania, un grande numero di diverse culture. Per esempio in Papua Nuova Guinea, che ha circa 9 milioni di abitanti, ci sono 850 lingue diverse, quindi potete immaginare la diversità culturale ed etnica. Dal punto di vista della Chiesa, c'è una federazione delle quattro conferenze episcopali che operano in questa regione, e questa federazione si riunisce più o meno ogni 4 anni, perché chiaramente è una grande sfida a causa delle distanze, incontrarsi dal punto di vista logistico, insomma, è complicato. Alcuni di voi magari sapranno che ci sono delle grandi differenze dal punto di vista delle fasi di sviluppo, nel senso che ci sono paesi come l'Australia e la Nuova Zelanda, che sono paesi industrializzati, ricchi, ma tante degli stati insulari piccoli invece hanno un livello di sviluppo diverso. Quindi quando iniziative come la consultazione vengono organizzate nella prima e nella seconda fase, fase continentale, tutto ciò naturalmente crea una serie di difficoltà che sono state però affrontate. Quindi se pensiamo ad alcune delle caratteristiche essenziali del discernimento nella fase continentale, si tratta di un discernimento ecclesiale, come ha avuto nella prima parte. Però significa chiedere a coloro che sono coinvolti di discernere in maniera approfondita sulla sintesi che viene dall'ascolto globale delle chiese di tutto il mondo, ma discernere attraverso le lenti dell'esperienza vissuta nel proprio continente, nel proprio contesto culturale. Quindi, come hanno detto, Cardinale Greg, questo ci dà innanzitutto una circolarità, perché si rimanda alle persone la sintesi, quindi significa inviare a loro questa sintesi per un discernimento ulteriore, ma si chiede anche loro di riflettere ancora in maniera più approfondita. Quindi questo avverrà in parte in modalità virtuale, questa cosa delle distanze che appunto ho descritto, ma questo avverrà anche per esempio in presenza, quindi ci saranno degli incontri in presenza e c'è già un incontro della Federazione Episcopali Cattoliche dell'Oceania che avverrà a febbraio 2023. Questo ci darà comunque l'opportunità per condividere i frutti della fase più ecclesiale che verranno presentati ai vescovi e poi verranno appunto ascoltate le loro riflessioni. Pertanto si tratta di un processo molto ricco, quello in corso, come è stato descritto da tutti i relatori. Si tratta di un processo che ha creato un grandissimo entusiasmo. Possiamo davvero vedere che ciò che è avvenuto nella prima fase è che coloro che hanno partecipato alle conversazioni spirituali e che hanno fatto queste esperienze insieme in modo orante, ascoltandosi, hanno appunto trovato ciò un grande arricchimento, e si tratta di persone che ora sono pronte ad essere coinvolte nella fase successiva di ulteriore discernimento nella fase continentale. Quindi, come tutti gli altri paesi del mondo, siamo molto entusiasti e siamo davvero lieti di poter appunto contribuire ancora dall'Oceania per appunto avviare i nostri contributi al segretariato, che poi partecipare all'istrumento laboris. Grazie Susan, che ci hai dato un po' di il gusto di cosa sta succedendo, ad esempio in Oceania, ma tutti gli altri continenti vivono a modo diverso dei dinamismi, delle difficoltà e delle situazioni diverse.
L'interessante e la grande anche novità di questo sinodo è che questa consultazione avvenga attraverso un dialogo tra la Chiesa universale, le Chiese locali e le Chiese locali tra di loro. E questo è proprio lo specifico della tappa continentale. È importante che non lo si veda proprio come un processo così di distacco progressivo dalla realtà del terreno. Un pochino il grafico che avevamo dato poteva dare questa impressione, cioè la tappa locale, diocesana, la conferenza episcopale, poi il continente, poi la Chiesa universale. Bene, non è così, non è un processo lineare, ma è un processo di andate e di ritorno in cui chi ha la responsabilità di ricevere, di fare delle sintesi, di fare delle scelte, la rinvia e riascolta le persone per vedere se si ritrovano nelle scelte che vanno fatte e si va avanti insieme cercando di costruire un consenso che sia veramente tale. Molti si preoccupano, dopo che ho parlato cosa succede? Certo, se non ci fosse questo processo, il suo contributo si perderebbe in un oceano di astrazione sempre maggiore. Invece no, ha la possibilità, in qualche modo, e con i limiti stiamo imparando, anche in quest'anno abbiamo veramente imparato tante cose, a muoversi in una maniera diversa. Quindi come avverrà questo dialogo concretamente? Appunto, abbiamo ricevuto i contributi, si elabora questo documento della tappa continentale che è molto delicato, immaginate, non si tratta soltanto di fare il riassunto di 100+ documenti, si tratta anche di cogliere quali sono i punti prioritari che emerge, fare delle scelte, e di solito quello era quella che poi dopo diventava la base del sinodo. Invece non ci fermiamo lì, ma questo testo viene rimandato a tutte le diocesi e tutte le conferenze episcopali, viene riconsegnato. Ovviamente non si tratta di ritornare indietro in cui uno ribadisce quello che voleva dire in un dialogo tra sordi, si tratta di crescere proprio in questa capacità di ascoltarsi, e in modo particolare, voglio dire, saranno i continenti, voglio dire, questi continenti e chiese orientali, appunto abbiamo detto non sono tutti dei continenti, che cureranno una modalità di raccogliere dal confronto col documento della tappa continentale quali sono le intuizioni che più corrispondono ai loro territori, quali sono le domande che non possono non esserci, cioè voglio dire, mi stupirebbe se non arrivassero delle tensioni, delle domande che però appunto vanno affrontate, e anche lì sui territori dire, beh, tra tutti gli issues, tra tutte le questioni, quali sono quelle che ci piacerebbe che fossero portate al sinodo poi della Chiesa universale del 23. Allora, quindi fare anche delle scelte, non tutto si può discutere, immaginate, lo sappiamo benissimo, in un mese che cosa si può riuscire a fare nel sinodo. È tutto un cammino in cui si comunque negli incontri continentali sono chiamati appunto a identificare questi punti essenziali, e in una maniera anche qua abbiamo suggerito, poi tutti sono liberi, circolare, nel senso che anche qua non si tratta gli incontri continentali solo di incontri di vescovi, sono delle assemblee ecclesiali con la maggior rappresentatività possibile secondo anche le diverse culture. Poi una parte di incontro dei vescovi che hanno il compito non di dare le risposte a quanto era andato prima, ma di validare il percorso di ascolto dello spirito della gente, questo è il loro compito, e noi ci aspettiamo anche che trovino delle modalità di restituire il tutto di nuovo al popolo di Dio del loro continente, che è ovvio che questo processo sarà con grossi limiti, con grosse anche lacune, perché è difficilissimo anche da organizzare, ma almeno simbolicamente deve avvenire questo scambio, questo ritorno, e chi assume la responsabilità incoraggia chi ha partecipato comunque a riconoscersi nel cammino che si sta elaborando. In questo senso, e sono nella conclusione, è ovvio che
di questo dispositivo di ascolto, il documento per la tappa continentale è un po' uno snodo, perché raccoglie da tutte le chiese e permette a ogni chiesa locale e continente di confrontarsi con quello che tutte le altre chiese hanno detto. Per cui è proprio una dinamica, non io continuo nella mia piccola prospettiva locale, ma ho l'opportunità, dopo aver raccontato la mia esperienza, di ascoltare cosa viene dagli altri e poco a poco ridefinire benissimo. Gli altri mi hanno rinviato queste cose, di tutto quello che emerge risottolineo quanto è pertinente al mio continente. Allora, nella mia relazione trovate anche un po' i passaggi con cui viene fatto questo lavoro, veramente già iniziato, sono già alla lettura, ogni c'è un gruppo di 25 persone, cioè non, abbiamo cercato, si può fare sempre meglio, di mantenere insieme gli equilibri tra provenienze, genere, posizioni nella Chiesa, e sempre poi trovare persone disponibili a stare più giorni anche in mezzo all'anno lavorativo e scolastico, non è mai facile. Però questo gruppo, ognuno dovrà leggere più documenti, fare delle sintesi, delle riletture di ogni testo, fare delle iniziare ad avere una comprensione anche più globale di che cosa emerge, e pian piano si arriverà a identificare i nuclei centrali, a riscrivere questo documento che vogliamo comunque agile, che poi sarà verificato e anche approvato dal Consiglio ordinario del Sinodo, perché rispetta loro di approvare il documento di questa tappa. Quindi stanno già leggendo, dal 20 settembre avremo 2 settimane insieme come gruppo da tutte le parti del mondo, e si spera appunto, considerando poi traduzioni e vari lavori, che per la fine di ottobre, inizio di novembre, ci sia disponibile in tutte le lingue, almeno le principali. Siamo consapevoli, l'hanno già detto gli altri, che questo processo ha dei limiti e che ovviamente non riesce a ricoinvolgere tutti nella stessa maniera, ma è veramente innovativo, io direi anche pionieristico, una consultazione in dialogo. Penso che questo non si sia mai fatto, questo consultare in cui non ci si limita a chiedere, ma si prova a livelli più diversi questo dialogo. E il testo del documento della tappa continentale, una volta prodotto, sarà di nuovo quindi affidato alla preghiera di tutto il popolo di Dio, sensus fidei, e questo ci rassicura, perché questo permette anche che gli errori, i limiti del nostro ascolto possano essere riaperti in un processo di ascolto più ampio. Ed è fondamentale, come diceva Monsignor Luis, che tutto questo e anche i nostri giorni insieme sia in un cammino di libertà interiore, di preghiera, di ascolto, che al centro ci sia il Signore, con Lui vogliamo camminare insieme, Lui ci apre delle prospettive. Quindi andiamo avanti, stiamo davvero provando a camminare insieme. Grazie Don Giacomo, anzi grazie Padre Giacomo, per averci dato questi elementi sul lavoro che si svolgerà nel futuro prossimo, e qui attendiamo evidentemente quindi aggiornamenti nelle prossime settimane. Parlavi come orizzonte temporale più o meno ottobre-novembre, mi sembra. Però con al centro sempre questo ascoltare per camminare insieme, che tu citavi, riprendendo anche quello che diceva Sua Eccellenza, la loro eminenza prima. E grazie Susan, thank you for helping us to understand better these concrete aspects. Grazie Susan per averci fatto capire ancora di più come viene svolto questo lavoro, e grazie per la tua testimonianza sul processo sinodale e per la tua pazienza, considerato l'orario down under. È molto bello poter ascoltare una voce dall'Australia. Quindi grazie anche per averci descritto appunto il processo sinodale in Oceania. Di passare la parola ai giornalisti che sono qui in sala, e oppure che ci seguono tramite internet, invito ciascuno, a chiunque fa la domanda, a dire il proprio nome, la testata per cui lavora e la persona a cui rivolge la domanda. Comincerei questa volta dal lato sinistro della sala, da Jean-Marie Grémat, a cui do molto molto calorosamente il ben tornato. Grazie Matteo. Jean-Marie Grémat, Figaro. Prima domanda
c'è un legame tra la data di questa conferenza stampa e l'evento di domani e di lunedì o martedì? Non è soltanto l'opportunità, i cardinali sono qui, lo sappiamo, ma qual è il legame reale tra questo momento e il globale di questo weekend? Seconda domanda, perché non avete parlato della mancanza di partecipazione di giovani? Terza domanda, quale sarà il destino delle proposte shock, tipo preti sposati o donne prete? C'è un statuto particolare? Come si sarà presto in mano queste domande che sono già state esprimate in Francia, per esempio? Grazie. Allora, forse possiamo cominciare con la prima domanda, intanto che riguarda i tempi, diciamo, della realizzazione di questa conferenza stampa e anche della tappa, evidentemente, continentale. Forse. Grazie. Abbiamo scelto questa giornata perché appena abbiamo chiuso la data anche per ricevere le sottomissioni dalle conferenze episcopali. E sentiamo il nostro dovere anche di comunicare almeno alla Chiesa un po' qual è stato il risultato. Già quello. Poi anche per la praticità. Sappiamo che anche voi siete qui per un altro motivo. Allora, per non farvi venire un'altra volta, abbiamo approfittato del consistorio anche per comunicare con voi. Poi ci sono altre domande, i giovani. Credo che anche coi tempi era un po' incastrato questo periodo, diciamo. Quindi anche trovare un momento per poter fare una conferenza stampa su questo argomento in questo periodo dell'anno era un po' complesso. Ecco, quindi prego, su Natalie. Oui, sur la question des jeunes, per quanto riguarda i giovani, è vero che in Francia, in particolare in alcuni paesi, viene sottolineato che i giovani non hanno partecipato con forza a questa consultazione sinodale, ma non è vero per tutti i paesi. Ci sono paesi che veramente hanno visto una mobilitazione nelle scuole, nei movimenti di giovani. Bisogna quindi avere una visione più ampia e non tener conto solo di uno o due paesi, se vogliamo appunto avere una visione globale. E poi è vero, come io ho detto, come ho sottolineato, che c'è stata una consultazione massiva per il sinodo dei giovani. Lì i giovani hanno fatto sentire la loro voce, soprattutto nel presinodo, quindi c'è già una base immensa. Allora, riprendiamo le sintesi nei paesi della consultazione dei giovani e questi documenti che ci danno la voce dei giovani. Questo non vuol dire che non dobbiamo continuare ad andare dai giovani con internet e altri modi, cercare i giovani, ma ci sono anche paesi dove ci sono state consultazioni importanti nelle università, quindi non è vero in tutti i paesi quello che viene detto sui giovani. Se siamo qua è grazie ai giovani, perché in certo senso è tra le cose che sono emerse, lo ricordava indirettamente prima sono Natalia, il sinodo dei giovani è proprio un desiderio di una chiesa relazionale che cammini insieme, e se ricordate il documento finale c'era stata questa esperienza dei vescovi che dicevano: abbiamo scoperto che non è che dobbiamo stare con i giovani per forza, ma che è bello camminare insieme con i giovani. E da lì è nato il desiderio di una chiesa sinodale. Proprio io vedo questo sinodo come dono dei giovani, più che e allora è da lì che abbiamo la responsabilità tutti di metterci in un cammino per crescere e convertirci come chiesa. Poi, come tutti i fiumi, ha tanti affluenti che hanno aiutato a costituire questo movimento. Io, poi la terza domanda invece era sulle tematiche, che mi pare non è ancora il momento della definizione delle tematiche, ma forse potete spiegare meglio o Sua Eminenza o Padre Giacomo. Dunque, il nostro compito è non di fare uno shock nella Chiesa, ma di ascoltare quello che dice il popolo di Dio. E allora c'è un discernimento che non è soltanto un discernimento nostro, ma un discernimento ecclesiale. In un tale discernimento ci sono tanti elementi. C'è la chiamata, forse,
per cose nuove, ma c'è anche la tradizione, l'insegnamento della Chiesa finora. Dunque è una materia molto complessa che non si può ridurre a posizioni. E penso che il modello del sinodo è un modello di consenso ecclesiale, di ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese, alla Chiesa, e di trovare risposte. Non è un Parlamento dove si vota e la maggioranza decide quello che si fa. Penso che sono molto contento per questa domanda, perché ci aiuta a spiegare che cosa è il sinodo e che noi dobbiamo essere molto onesti gli uni con gli altri. C'è chiaro che nella Chiesa c'è una destra, c'è una sinistra, ma la mia immagine è che noi stiamo camminando con Cristo. Allora è chiaro che c'è gente che cammina a destra, l'altra a sinistra, qualcuno è un po' in avanza, qualcuno un po' in ritardo. Quello che è importante è sempre di guardare il Cristo. E se guardiamo il Cristo, allora vediamo anche le sorelle e i fratelli che forse non hanno la mia posizione, perché io sono dietro, sono avanti, sono a destra, sono a sinistra. Se guardo sempre il Cristo, vedo anche gli altri. E la posizione forse è opposta alla mia. Dunque, noi dobbiamo fare una conversione sinodale. E questa conversione sinodale implica che non ci siamo per qualche interesse o qualche idea che vogliamo forzare. No. Siamo in ascolto, siamo in discernimento. E siamo sempre nella fase dell'ascolto. E non siamo noi che facciamo il sinodo. Noi siamo soltanto al servizio. Dunque, per queste cose bisogna guardare lo sviluppo che le attività e la storia porterà. Grazie. Grazie alla Eminenza, anche per questa immagine del cammino e a chi si guarda lungo il cammino. Andiamo. Faccio una domanda giù in fondo. Prima Ari Ramos, poi Bri. Poi andiamo verso il centro, c'è Diane e se no qualcun altro. Buongiorno, sono Ari Ramos dell'agenzia Aleteia in spagnolo. E qui abbiamo parlato, nella vostra presentazione esce per esempio il tema della solidarietà del sinodo rispetto alle chiese che soffrono. E si è parlato di Nicaragua come un corpo che soffre, per cui soffre tutta la Chiesa, e si parla addirittura del contesto difficile sociopolitico di, non solo di Nicaragua, ma anche dell'Ucraina. Volevo chiedere se il Cardinale Mario Grech vorrebbe aggiungere qualcosa al riguardo, anche perché si è chiesto ripetutamente in America Latina perché il Papa Francesco mantiene una posizione di silenzio che poi è stato rotto nel Angelus scorso, e quindi tante persone si chiedono che sta succedendo dentro della diplomazia vaticana e ovviamente il sinodo sta accompagnando la Chiesa, per cui voi avete molta più informazione al riguardo. Grazie. Grazie per la sua domanda. Lei mi ricorda dell'esperienza che ho fatto sia in Libano e anche a Guatemala, Honduras. Sinceramente per me sono stati learning curve, no? Ho imparato molto, perché ho visto la Chiesa che cammina con il popolo sofferente, con i poveri, con quelli emarginati. E in questa linea possiamo includere anche quelle che lei ha sottolineato. Questa è la Chiesa sinodale. Una Chiesa che cammina con il popolo. E allora anche porta, assume i pesi, le difficoltà, le sfide, le sofferenze dell'uomo. Noi ci auguriamo che
una chiesa sinodale sarà veramente una chiesa fraterna, no? Io, la sinodalità e la fraternità per me sono le due facce della stessa medaglia. E se siamo fratelli, non possiamo far finta che il mio fratello, la mia sorella, non sta soffrendo. Dobbiamo anche imparare a camminare, a aiutare, a sostenerci. Grazie, Eminenza. Bri, prego. Grazie. My name is Bri Dale. I'm with Sono Bri Dale, Epoch Times. Avrei una domanda. Avete parlato del processo in Oceania. Quando potremo avere dei rapporti invece dal continente africano, quando arriveranno? E che cosa ci può dire sulle chiese che sono perseguitate ora, come in Cina e in Pakistan? Come farete a determinare che questo sia il vero census fidei da queste chiese? Insomma, quello che riceverete da queste chiese, come fate a sapere se è davvero... She's still with us. Perhaps she is on the task force now, helping the continental bodies to organize Susan, che è quella che sta aiutando, diciamo, l'organizzazione di queste assemblee. Magari ci può dare delle informazioni rispetto a quello che le ha chiesto. Allora, quello che ho capito, voi siete interessati a capire quando arriveranno le risposte dall'Oceania. Al momento tre delle quattro della fase 1 sono arrivate e la quarta verrà presentata a breve. Alcuni membri sono stati malati in quell'assemblea episcopale, quindi ancora non sono arrivati i documenti. Comunque, siamo poi ora concentrati sulla fase continentale e anche per capire come lavorare in tutta la regione. Come dicevo, una regione molto ampia, e superare alcune delle questioni logistiche per incontrarsi non è semplice. Lo facciamo online inizialmente e poi ci incontreremo in presenza, proprio per poi prepararci all'assemblea episcopale di febbraio. Non so se questo, spero che risponda alla sua domanda, e altrimenti posso rispondere, darvi altre informazioni se è necessario. Per quanto riguarda invece tutti quei luoghi in cui è più difficile, chiaramente queste sono cose che tra l'altro nell'intervento di Suor Natalie si spiegava anche come anche in situazioni di difficoltà il segretario del Sinodo è stata vicina per poter lavorare insieme e poter lavorare per avere un contributo anche dai luoghi più complessi. Ecco, questo mi sembra un elemento interessante, però poi magari dopo, quando abbiamo la possibilità di interviste alla fine della conferenza stampa, potete andare in maggiore dettaglio anche su questo elemento. C'è una domanda? My name is Louis Canafia. I'm Sono Louis Canafia. My question is La mia domanda è rivolta a Sua Eminenza, Cardinal Hollerich. Al Cardinal Hollerich. Much has been said è stato about detto molto the census fidelium sul census fidelium and faith. Sulla submit to God and his revelation. Fede nella rivelazione. Recentemente lei ha parlato dei cambiamenti del magistero della Chiesa in relazione all'omosessualità. Questo magistero, che è magistero che è contenuto nelle scritture e nella tradizione apostolica, fedeltà alla fede depositata, è stato sottolineato soprattutto dai vescovi spagnoli recentemente. Quindi vorrei sapere se è necessario anche in questo processo di sinodalità, non è necessario forse per tutti i cattolici, sia fedeli, Is it not necessary non è necessario to believe credere in the deposit of faith? Nel deposito della fede. Credo che la risposta del cardinale alla precedente domanda risponde anche a questa. So, beh, però credo
Per quanto riguarda la domanda, credo che credo nella tradizione della Chiesa e ciò che è importante in questo processo non è un cambiamento a livello dottrinale, ma quello che è importante è ascoltare tutti, ascoltare quindi anche la sofferenza delle persone, penso per esempio dei genitori, delle persone interessate, e anche cambiare non la dottrina, ma cambiare l'atteggiamento. Siamo una chiesa in cui tutti possono sentirsi accolti. Quindi non sono a favore di cambiare la dottrina, ma sono a favore di una chiesa nella quale davvero tutti possano sentirsi accolti, benvenuti. E questo benvenuto non significa che non ci debbano essere dibattiti, discussioni, non significa che non ci possano essere posizioni diverse, ma se noi chiudiamo la porta a determinate persone, noi spingiamo la gente alla disperazione, e questo è qualcosa che noi non vogliamo. Quindi grazie per avermi consentito di chiarire questo punto, ma un'altra cosa importante è che posso dire che non ho un programma personale in relazione a questo sinodo. Quindi io ho una missione concreta che mi è stata data dal Papa, che è quella di ascoltare e di servire, e pertanto la mia risposta, spero, sia quella di, diciamo, operare un cambiamento anche in me stesso in questo processo, perché noi parliamo di un cambiamento sinodale, e quindi spero di poter realizzare un cambiamento. Quindi se noi siamo davvero toccati dal sinodo in senso concreto, non possiamo non cambiare. Quindi se ciò non avviene, c'è qualcosa che non va, che non funziona. Quindi io sono aperto, sono in ascolto e non sto portando avanti nessun programma o agenda. Quindi grazie davvero per la sua importante domanda. Grazie, Sua Eminenza. Diane Montagna, the remnant, moving on to another per quanto subject, riguarda un altro tema che potrebbe essere magari un tema un po' scottante, che cosa farà il sinodo o il segretariato per includere i punti di vista di sacerdoti, giovani, famiglie che and attend the church's ancient liturgy, la liturgia antica della Chiesa, e che oggi in alcuni casi vengono praticamente cacciati dalle proprie parrocchie in alcune diocesi, e gli viene dato il messaggio che non sono benvenuti. Cioè, come fate? Che cosa potete dire in relazione a questa questione? Quali iniziative adotterete per porre rimedio a questa situazione? Allora, una chiesa sinodale è una chiesa che ascolta e parte dall'ascolto. Se noi non ascoltiamo, non siamo una chiesa sinodale. E quando diciamo che la nostra chiamata, la nostra vocazione, missione è di ascoltare, non possiamo escludere nessuno e nessuna. Perciò è importante che camminiamo insieme. Ma quando diciamo una chiesa dell'ascolto, vuol dire che non soltanto il vescovo deve ascoltare, ma anche il vescovo va ascoltato. C'è un ascolto reciproco, perché delle volte c'è il rischio di un monologo da una parte o dall'altra. È importante che noi impariamo sempre di più ad ascoltarci. E non soltanto ascoltare le opinioni, ma questo è difficile, ma è molto importante, fondamentale, ascoltare quello che lo Spirito sta comunicando alla Chiesa di oggi. E questo è lo scopo di questo processo sinodale, no? Che la Chiesa impara a mettere in pratica questo stile sinodale,
ma nessuno deve sentirsi escluso. Nessuno deve soffrire perché la sua voce non è ascoltata. E che anche sentendo quello che diceva Padre Giacomo prima, ascoltando quello che diceva Padre Giacomo prima, è proprio il cuore anche di questo momento in particolare, cioè della tappa continentale, di un ascolto reciproco portato a livelli, a vari livelli della Chiesa. Vediamo se ci sono altre domande, forse c'è Javier. Prego. Grazie, grazie mille anche il momento del sono Javier Martínez Brocal, corrispondente del quotidiano ABC della Spagna. Volevo ringraziarvi anche perché le domande sono è il momento più interessante per noi, anche perché c'è più di conversazione. Volevo chiedere a Sua Eminenza il Cardinale Grega, a Sua Eminenza il Cardinale Olerich, se avete paura che in qualche modo il sinodo venga sequestrato, tra virgolette, dalle questioni polemiche. A volte l'impressione con gli altri sinodi è stato che voi andavate, a voi vi interessavano delle questioni, a noi interessavano altre questioni che erano polemiche. Non so in che misura avete paura che questo sinodo venga anche limitato a queste questioni un po' più estreme, mi sembra che prima le abbiamo chiamate. Grazie. So I must say that I'm not afraid. Beh, devo dire che non sono affatto preoccupato, perché io credo in Dio e credo nella preghiera, nella meditazione, nell'ascolto delle persone, che mi dà speranza e forza. Quindi bisogna camminare, e quando si cammina nel deserto, come nell'Esodo, ci sono delle tentazioni, ma con l'aiuto di Dio possiamo superare queste tentazioni, e ascoltando lo Spirito Santo possiamo diventare sempre di più una Chiesa come la vuole Dio. Quindi io non sono preoccupato. La tentazione, beh, sicuramente ci saranno tentazioni, ma è normale nella vita umana che ci siano. I endorse what sono totalmente d'accordo. But there is, ma I would like vorrei the synod will be che by one, il sinodo venga by diciamo preso ostaggio solo da una persona, dallo Spirito Santo, se posso diciamo utilizzare questa immagine, perché the Holy Spirit is put aside. Perché a volte si mette da parte lo Spirito Santo, ed ecco perché il Santo Padre ci ha detto, come hanno sottolineato, come ha sottolineato il Vescovo, questa è un'esperienza spirituale. Quindi il sinodo theological aspect. It's a mystery. Il sinodo è un mistero. And mystery not to bypass the difficulties. No, because it is such. Ci saranno le difficoltà, sicuramente. And if we are all ma set within this se noi tutti facciamo then, parte di questo ambiente, like allora, come ha detto Jean-Claude, anche io sono del tutto speranzoso, non ho timori. In fondo ci sono altre domande, forse per il collega. Da qui non vedo se... Chi è? Tonaus? Sì. Ben trovato. E poi c'è Eva di Cope. Thank you very much, Andreas Tonhaus, EWTN. Thank you very much for your insights and presentations. Grazie per le vostre parole. Me one very prominent example vorrei of a fare process un esempio di un processo now in Germany. Di I do sinodalità believe in Germania. That it's by chance, not by design, that the German language was not present on the panel. However, non c'è there have been also la lingua tedesca in questo panel. Comunque ci sono state delle reazioni da parte del Vaticano e del Santo Padre rispetto a questo processo. Ci sono stati tanti temi importanti. Tanti che sono stati menzionati sulla struttura della Chiesa, eccetera, in Germania. Ritenete che gli stessi temi saranno presenti anche, diciamo, nel processo sinodale globale? Un'altra domanda è soprattutto rivolta alle vostre eminenze. Voi perché credete che la Chiesa abbia bisogno di un processo sinodale in questa fase? Grazie. Forse la domanda sui temi l'abbiamo in parte, diciamo, esplorata prima, quando abbiamo parlato della... Allow me to, because beh, you refer to allora the lei ha fatto no? riferimento all'esperienza and tedesca. Allow me to mi consenta letter, di citare la lettera che ha scritto Papa Francesco alla Chiesa tedesca. E questa lettera in italiano la Chiesa dice le sfide che abbiamo
le diverse questioni e domande che affrontiamo non possono essere ignorate o dissimulate, ma senza perdere il sensus ecclesiae. E quindi cito la lettera che Papa Francesco ha scritto proprio alla Chiesa in Germania e credo che risponda anche alla domanda relativa non solo al percorso sinodale ma anche al relativa al sinodo universale, che sono due esperienze diverse. Grazie, Eminenza. Prima l'ultima domanda con Eva Fernandez di Cove. Grazie. Grazie. Vorrei chiedere, per esempio, a Monsignor Luis Marín, date le differenze che esistono tra i paesi dello stesso continente, come nel caso dell'Europa, temono che la diversità di punti di vista possa rendere difficile il raggiungimento di un terreno comune in questa fase continentale? Grazie. Muchas gracias. Io personalmente sono ottimista e entusiasta di questo processo, perché credo che sia la risposta di Dio nella risposta di grazia, nel momento storico, dopo la pandemia, con tutte le difficoltà, tutti abbiamo pregato, abbiamo chiesto aiuto e il Signore risponde e credo che il processo sinodale sia una risposta di Dio, una Chiesa molto più coerente e autentica. E volevo rispondere alla domanda precedente alla quale forse non abbiamo risposto. In questo momento non si tratta di inventare nulla di nuovo, ma di rivitalizzare ciò che la Chiesa è, la Chiesa primitiva, la Chiesa di Cristo, la Chiesa dei Padri. Si tratta di questo. In secondo luogo, difficoltà ce ne sono e ce ne saranno sempre. Esistono difficoltà. Come le risolviamo? In primo luogo, anch'io ne sono convinto, lasciandoci guidare dal Signore. Dicevo prima che è un processo spirituale. Se non funziona come processo spirituale, non funziona la sinodalità, non è autentica. A me piace molto, personalmente, il testo del Genesi di Abramo, quando dice esci dalla tua terra, dalla tua casa, non c'è strada, non so dove andare, non ti preoccupare, fidiamoci di Dio, siamo cristiani. E poi ci aiuta anche il fatto di fare questo cammino insieme, processo sinodale, e qui la risposta a quello che mi chiedeva lei. Contrasti e diversità significano arricchimento. Il processo sinodale non può certo essere un processo fotocopia, tutti uguali, una Chiesa con gli stessi criteri. Questo non è una famiglia. La Chiesa è la famiglia di Dio, è una famiglia. Ci sono diversi caratteri, personalità diverse, presenze diverse. Questa è la Chiesa. Quindi la diversità deve sempre arricchire. Per questo questa fase è molto importante, la fase continentale. Da una parte è una riflessione con le particolarità dei vari continenti, delle regioni, ma al tempo stesso è collegamento, interconnessione, arricchimento reciproco, questo è ascolto, discernimento. La diversità, a partire da Cristo, ci aiuta sempre e ci stimola, ci fa camminare verso una maggiore autenticità come Chiesa, testimoniando Cristo in mezzo al mondo. Credo che Europa è un continente molto complesso, nord, sud, est, ovest, sì, diverse sensibilità. Il Signore continuerà a guidarci, cercheremo di ascoltare, dialogheremo insieme, pregheremo insieme, faremo insieme un'esperienza di Dio. Cosa vuole il Signore per la nostra Europa in questo momento della storia? È un processo bellissimo, ma abbiamo bisogno anche di fiducia, di lanciarci, mettiamoci in cammino. A voi che siete intervenuti, grazie per le sue parole, per questa lettura biblica anche del cammino che ci si apre davanti. E grazie a chi ci ha seguito in remoto, in streaming, da qualunque parte del mondo, particolarmente a chi si trova in quei luoghi più remoti o più difficili, diceva Suor Natali, dove la connessione anche però è più complicata. E è disponibile una cartella stampa che vi sarà inviata, troverete una scheda anche sull'ascolto che sta avvenendo a livello di social media.
e ne abbiamo parlato anche un pochino prima. Se avete delle domande in proposito, disponibile anche padre Lucio Ruiz del Dicastero per la Comunicazione per eventuali interviste appena finiamo qui. I nostri relatori sono disponibili per le interviste, li ringrazio già per la loro disponibilità per questa conferenza stampa. E, o qui in sala saranno disponibili oppure attraverso il banco delle operazioni media e accrediti all'ingresso. Quindi ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, ci diamo appuntamento a brevissimo evidentemente, vista i giorni che ci aspettano. Buon lavoro a tutti, arrivederci, chiedo solo ai relatori di fermarsi solo qua un momento mentre i fotografi fanno alcune foto.